Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Oggi sono qui per parlare della casa di carta. Dopo tanto tempo ho finalmente visto questa serie TV che tutti me ne parlavano, tutti me la consigliavano nei commenti e che dire, non mi è piaciuta! E in questo video proverò a spiegarvi perché non mi è piaciuta. Una serie secondo me è troppo sopravvalutata e non capisco sinceramente il successo che ha avuto. Per carità, una serie carina che si lascia vedere, ma non è il capolavoro, secondo me, che tutti dipingono, ecco. Innanzitutto questa serie ha qua e là degli intenti rivoluzionari, no? Vediamo spesso e volentieri personaggi che cantano bella ciao, 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 ma alla fine. Dove sono questi intenti rivoluzionari, scusate? Cioè, alla fine questi rapinatori rapinano per i propri interessi personali. E poi durante la visione scrivevo agli amici che me l'avevano consigliata questa cosa qua. Ma questa serie, piuttosto che incentrata su una rapina, non ti sembra più incentrata su una soap opera? Ma solo io ho notato tanti fin troppi minuti dedicati a storie d'amore dentro e fuori dalla zecca? Secondo me a un certo punto ci si concentra molto meno sulla rapina e più invece su delle storie d'amore che lasciano un po' il tempo che trovano. Ecco, alla fine, secondo me, uno guarda questa serie soprattutto per vedere se alla fine sti qua ce la fanno oppure no. Almeno nel mio caso è stato così. E poi al termine della visione, leggendo un po' di cose online, ho scoperto che questa serie, prima di essere presa da Netflix, era stata prodotta per Antenna 3, che da quanto ho capito equivale più o meno a un Mediaset dell'Italia. E qui ho capito che, vabbè, visto che era stata studiata per un canale tipo Mediaset, ci sta che possa essere così sta serie. Però, cioè, il successo che ha avuto, ragazzi, ma io sinceramente non me lo spiego. Nonostante tutto, durante il primo episodio, lo ammetto, me lo ricordo, ero bello, bello gasato, perché la cosa mi sembrava veramente molto figa. Poi però alcune cose già dal primo episodio mi hanno fatto un po' storcere il naso. Anche perché ragazzi, la casa di carta richiede una grossa, grossissima sospensione dell'incredulità. Ma grossa, eh? Perché alcuni passaggi risultano alquanto inverosimili. Ok, una serie TV non è la realtà, non bisogna essere proprio coerenti, ma a tutto c'è un limite, ragazzi. Badate bene, io poi ho visto serie come Person of Interest e anche lì alcune scene d'azione erano un pochino poco plausibili. Ma comunque lì si sopperiva con una grande trama orizzontale, grande recitazione, personaggi molto sviscerati, approfonditi, mentre qui, come ne parlerò a breve, non c'è stato niente di tutto ciò. Per parlare di passaggi poco verosimili, ad esempio Tokyo che decide di ritornare nella zecca. E come ci ritorna? A bordo di una moto e rientra all'interno della zecca senza che nessuno, ripeto, nessuno riesca minimamente a fermarla. Ci sono 200 cecchini sul tetto, nessuno di loro, nessuno la sfiora minimamente, né riesce per caso a colpire una ruota della moto per forare appunto una gomma. No, 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 Ray riesce a rientrare tranquillamente e a posto così. Riesce a rientrare nel posto al momento più assediato e controllato di tutta la Spagna. E per fare un passo indietro, quando Berlino la sbatte fuori dalla zecca e viene arrestata, e a momenti riesce a scappare da tutti quei poliziotti che la fissano, la rincorrono tutti insieme. Non è che qualcuno prova a girare, no, no, la inseguono indietro tutti insieme a bocca aperta. Ha detto: qui se riesce a scappare, veramente spengo e mando a puttane tutto. Ma più in generale, comunque, ragazzi, tutto il corpo della polizia di questa serie TV mi ha dato l'idea di essere un gruppo di incapaci, di dilettanti allo sbaraglio. E per tornare alla stessa Tokyo, nella prima puntata, dopo mesi di preparazione, ecco che esce in anticipo sui tempi concordati dalla banca per sparare ai poliziotti e rischia di mandare a puttane tutto il piano per salvare Rio. Mi raccomando, non bisogna avere rapporti personali. E subito affiondarsi. E voi direte: vabbè, è normale di qua e di là. Sì, però qua stiamo parlando della rapina più clamorosa e preparata e complessa della storia. E impegniamoci un attimo, Cristo Santo. E poi il professore che si raccomanda di non uccidere gli ostaggi perché loro devono passare per i buoni. E cosa fa Berlino alla seconda puntata, o comunque in una delle prime puntate? Manda a morte Monica, giustamente. Ma come? E in uno dei flashback successivi il professore e Berlino li vediamo così affiatati. E
E Berlino rischia subito di mandare così a puttane il piano? E per ritornare ai nostri amici cecchini, vi ricordate quando Arturo si trova insieme a tutti gli altri ostaggi sul tetto della zecca e viene scambiato per uno dei rapinatori e Raquel conferma di sparare per ucciderlo? E con tutti quei cecchini naturalmente lo colpiscono alla spalla. I cecchini spagnoli a quanto pare fanno proprio cagare. E poi il professore, la mente geniale che organizza la rapina più complessa della storia, e poi affida il compito di demolire una delle macchine che potrebbe farli scoprire a una delle menti più idiote del gruppo, Helsinki, che non si preoccupa di pulire le impronte dalla macchina e nemmeno si preoccupa che questa venga demolita. Ma come, Helsinki? Ti avevo anche dato 1.000 euro da dare allo sfasciacarrozze. Me li sono tenuti, ne avevo bisogno. E beh, del resto, da lì a un paio di mesi saresti diventato ultramilionario. 1.000 euro sono fondamentali. Per non parlare poi di quando Allison riesce a chiamare col cellulare mentre Tokyo e Rio sono lì che fanno la litigata classica da fidanzatini ritardati. Ma davvero ragazzi, ma dai, ma cos'è? E poi, per arrivare ai personaggi, tutta la loro gestione non mi è assolutamente piaciuta. Perché? Perché non c'è approfondimento. Voi avete empatizzato, si dice empatizzato, vabbè, avete avuto empatia con uno di questi personaggi? Io personalmente con nessuno. Anche perché del loro background, come detto, non sappiamo nulla. Oddio, qualcosa sì, ma veramente poco. Troppo poco per provare ad avvicinarsi a loro. E poi tenendo conto del fatto che questa serie vuole farceli passare come i buoni che si oppongono ai cattivi delle banche, eccetera, eccetera, no, almeno io proprio non mi ci sono avvicinato ai personaggi. Poi io ritengo che in una serie TV avvicinarsi un po' ai personaggi sia fondamentale. Ecco, io in questa casa di carta proprio. Uno dei personaggi più interessanti sicuramente è stato Berlino, che se sviscerato meglio poteva diventare sicuramente un grande personaggio. E invece, per quanto ho visto, io non l'ho proprio capito questo personaggio qua. Prima ordina a tutti i costi di uccidere Monica, poi scopre che è viva e io ho detto, vabbè, ora l'ammazzerà. No, fa una scenata tipo, al terzo giorno risuscitò, una cosa simile. E se ne sta, se ne va. Poi, quando vede che in TV stanno dicendo che è un pappone, che commercia prostitute, almeno mi pare, non mi ricordo, e si offende, dice non è assolutamente vero, e poi si mette a stuprare quel povero ostaggio lì, come si chiama, la ragazza, più e più volte tra l'altro. E poi, come ho detto, la serie vorrebbe farti a un certo punto tifare per i rapinatori, per i buoni, e poi alla fine chi è che si sacrifica per salvare il gruppo? Il più stronzo, il più egoista, lo stupratore. E non venite a parlarmi di redenzione del personaggio, perché è talmente rapida e immediata che è insensato crederci. È più credibile il fatto che si sia ammazzato perché sarebbe morto da lì a 4 mesi. Volevi vedere se non moriva da lì a 4 mesi cosa avrebbe fatto. Via, 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 via. Berlino, secondo me, era il cattivo e come tale doveva rimanere fino alla fine. Non è che alla fine me lo fai sacrificare così dal nulla e sulle note di Bella Ciao. Boh, io questo personaggio veramente ho faticato tanto a capirlo, ma pensate, è uno di quelli che più mi è piaciuto fra tutti. Di Denver, ad esempio, ricorderò quella risata che tutto sommato era simpatica, almeno in lingua originale. E almeno il suo rapporto col padre Mosca ogni tanto regala un po' qualche emozione, anche se quando vedi che litigano è palese che da lì a poco il padre sarebbe morto. Anche qui un po' un cliché tutta sta cosa, eh. Oslo, poverino, manco parla, anzi parla di più dopo che prende il colpo in testa. Nairobi, ragazzi, è un altro personaggio che secondo me poteva diventare un grandissimo personaggio. Però anche in questo caso, anche quando alla fine di una puntata dice adesso inizia il matriarcato, ho detto cazzo, questa è una. Sicuramente sarà una svolta nella serie, sia per la serie che per il personaggio. Invece no, nella puntata successiva, no, no, Berlino, tieni, torna pure al tuo posto, riprendi il comando. Come se non fosse successo nulla. E poi per tornare al professore che poverino, lui prepara il piano perfetto, ma poi lì fuori gliene succedono di tutti i colori, e anche qui il modo come ogni volta la sfanga, sospensione dell'incredulità, eh. Ad esempio la scena dell'identikit, quando c'è il russo che cancella l'identikit che ha fatto.
Una stanza, una tenda piena di poliziotti e nessuno che lo tiene d'occhio. Ma dai, ragazzi. Va comunque detto che tutte le scene che coinvolgono il professore sono cariche di tensione e quantomeno stai a guardarle. Ecco qua, comunque, tornando al discorso del professore che architetta la rapina più complessa della storia, spensandoci per oltre 6 mesi, anzi per tutta la vita, e poi Tokyo che quando spara la prima volta ai poliziotti senti la voce narrante, che poi perché la voce narrante di Tokyo me lo devono ancora spiegare, senti la voce narrante che dice: "E il professore però non aveva previsto che la polizia avrebbe risposto al fuoco." Ah no? Non l'aveva previsto? Ah bene, bene, la grande mente proprio. Il creatore di questa serie dice di essersi ispirato a Breaking Bad. Io di Breaking Bad ho visto ben poco in questa serie. Una cosa che mi ha fatto pensare molto a Breaking Bad è quando Salva va per uccidere la mamma di Raquel. Lì sì, sono sicuro che tutti quelli che hanno visto Breaking Bad avranno pensato a una particolare scena, una particolare azione vomitevole che aveva compiuto Walt. Penso che abbiate capito, non lo dico perché magari c'è ancora qualche pazzo che Breaking Bad non l'ha visto. Ecco, se Salva avesse passato quel limite, avesse ucciso la mamma di Raquel, quella cosa poteva essere interessante come sviluppo del personaggio. Invece no, non l'ammazza perché è la mamma dell'amore della sua vita e, per carità, oddio, non è che era obbligato a ucciderla, povera donna. Ha scoperto che aveva l'Alzheimer. Sì, ok, però. Vabbè. Cioè, a un certo punto in questa serie, ragazzi, è più interessante quello che succede fuori al professore che quello che succede all'interno della zecca. Dopo un po' i rapinatori non fanno altro che puntarsi le pistole a vicenda, uno contro l'altro. Nairobi, che come ho detto, istituisce il matriarcato. E poi dopo appena una puntata restituisce subito il potere a Berlino. Si fanno le scarpe l'uno con l'altro, c'è una situazione di stallo incredibile, si puntano la pistola l'uno con l'altro, io ora ti ammazzo, invece poi non lo fanno, poi che palle, belli. E questi sarebbero i rapinatori scelti con dovizia dal professore, dei ritardati. E poi ricordo nella prima puntata la presentazione dei membri della band, della banda, della band. Cazzo dico. Rio, un hacker geniale, bla 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 bla. E poi sapete quando mi sono ricordato che era un hacker? Nella terza puntata della seconda stagione. Ah già, era un hacker esperto. E questo hacker esperto non si è visto. Non si è completamente visto in tutte le 2 stagioni. E poi Arturo, quanto ho odiato quel personaggio, ragazzi. La cui storia con Monica all'inizio sembrava essere una cosa importante, poi invece viene troncata lì, senza che i due abbiano un chiarimento. Comunque, a parte questo, ragazzi, la faccia che fa Arturo quando aprono il caveau della banca e scopre e vede Monica che si sta scopando Denver, la faccia è tutto un programma. La sta violentando. Non fermarti, oh! Micchia Madonna, ero morto. E arriviamo adesso all'ispettore Raquel. Ragazzi, dilettanti allo sbaraglio. Questa qui non sarebbe nemmeno entrata nell'accademia di scuola di polizia. Un'incapace che viene presa per il culo da tutti. E poi quando cattura Salva, anziché capire di più sulla rapina, no, gli fa il test della verità per capire perché lui le abbia mentito, perché l'ha sfruttata. Del resto io ti ho conosciuto in un bar e dopo nemmeno un giorno ti ho fatto entrare nella tenda della polizia dove venivano svolte le operazioni di negoziazione nell'ambito della rapina più clamorosa della storia della Spagna e forse della storia. Ti ho fatto entrare nella villa dei rapinatori a Toledo, tu, un civile che ha preso parte alle operazioni di polizia e sono venuta anche a letto con te. E figliola, sei una ritardata. E poi, poco dopo, quando il professore le dice: "Raquel, io me ne vado, non mi fermerò." E lei lo lascia andare. Io ho detto: "Lo fermerà in qualche modo, gli sparerà una gamba." No, lo lascia andare. E gli lascia anche il suo cellulare. Quindi, ragazzi. E poi alla fine riescono nel loro piano, riescono a scappare. E il bello è che se ne vanno in mezzo alla strada e semplicemente con delle parrucche. Così, come se si mettessero delle parrucche, allora. Cambiano, non sono più riconoscibili. Mi riferisco a Rio e a Tokyo, dei quali avevano l'identikit, la polizia. Cambia la parrucca, una parrucca, nient'altro. Basta. Andiamo pure in giro skateboard e via, non c'è problema. Una serie che pesca un po' ovunque, dalle Iene, da Prison Break, da Inside Man.
una serie che dice di essersi ispirata anche a Tarantino e, come detto, a Breaking Bad. L'uso delle maschere, poi, che ultimamente nel cinema è un espediente molto utilizzato, se pensiamo ad esempio a The Town, il film di Ben Affleck. E comunque con questo non voglio dire nulla, anzi l'idea della maschera di Dalì è molto, molto figa, e secondo me anche questa cosa ha contribuito a far conoscere molto la serie nel passaparola, perché magari a chi è piaciuta molto questa serie collegava la serie con l'immagine della maschera di Dalì, e con condivisioni, passaparola, e secondo me ha aiutato molto in questo. Il collegare una serie che piace molto a un'immagine chiara, a una singola immagine. Quindi, che dire, questa serie secondo me poteva essere veramente qualcosa di grandioso, perché l'incipit mi era piaciuto un sacco, però poi progressivamente, ragazzi, secondo me, per carità, secondo me è andata calando e non poco. Personaggi poco sviluppati, dei quali non abbiamo saputo praticamente nulla, con i quali non sono per niente entrato in sintonia, troppe cose inverosimili. Troppe cose, veramente, troppe. Tutto questo non mi ha fatto andare proprio giù la casa di carta. Ho letto che ci saranno sia una terza che una quarta stagione. Non lo so, staremo a vedere. Non so se la proseguirò, sinceramente, però mai dire mai. E a voi questa serie è piaciuta, ragazzi? Io mi ricordo che c'erano tanti di voi che mi scrivevano: "Guarda la casa di carta, che è una figata pazzesca." Mi dispiace di avervi deluso, ma vabbè, questa è la mia opinione. Poi, a chi è piaciuta, per carità di Dio, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Come sempre, lasciatemi un commento qua sotto, sfogatevi anche contro di me. Niente, ragazzi, io come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate, e io vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui su Through the Looking Glass, mi raccomando. Ciao a tutti. Ah, perché sì, lui, dopo aver realizzato la rapina del secolo ed essersi nascosto in culo al mondo, lascia scritto dove si trova su una cartolina. Ma vaffanculo.